Risultati così positivi non si ottenevano da 15 anni. La società sportiva Karate Piacenza Farnesiana torna dai campionati italiani di Lido di Ostia con un bottino da record. Dei 5 karatechi della società piacentina che hanno rappresentato l'Emilia-Romagna, 4 hanno raggiunto il podio. Noi 3 ragazzi siamo arrivati tutti e 3 sul podio, 3 bronzi. Abbiamo dovuto fare tutti 4 incontri, durissimi ovviamente, perché il livello è altissimo. Tutti quelli che arrivano a gareggiare in una gara del genere sono preparatissimi e selezionati dalla loro regione. Questa settimana siamo stati convocati giù a Roma a Lido di Ostia per fare allenamenti con la nazionale. Sono 3 appuntamenti di 3 giorni consecutivi, dal 17 al 19 marzo. E grazie a questa convocazione, se andrà tutto bene, saremo convocati per un Open internazionale, l'Open Toscana Juniores. Quest'anno è stata particolarmente più bella perché l'anno scorso eravamo in 1 o in 2, quest'anno eravamo proprio una vera squadra. La squadra era composta principalmente dalla nostra palestra che rappresentava tutta l'Emilia Romagna. Quindi avere tutti questi risultati di palestra, tutti questi compagni, il tifo, che tutti che salgono sul podio, secondo me è la cosa più bella. La finale è stata un'emozione indescrivibile, forse la più bella della mia vita, perché c'era un tifo incredibile, tutto il palazzetto in piedi per tifare le 2 regioni, che erano Emilia Romagna e Lombardia in finale. È stata forse la giornata più bella della mia vita. È stata un'esperienza molto emozionante, non credevo comunque di provare le sensazioni che ho provato. Il tifo è stato davvero tanto e sono stata felice di rappresentare la regione. Noi abbiamo avuto già la prima soddisfazione, avere selezionato 5 nostri atleti su 10 dell'Emilia Romagna partecipanti. Poi però abbiamo avuto le medaglie che sono state raggiunte dai atleti dell'Emilia Romagna solo dai atleti piacentini.